10 spettacoli per la nuova stagione teatrale del TSA, presentata in comune dal direttore dello Stabile Aquilano Giorgio Pasotti. Il clam di quest'anno è Respirare Teatro. Si parte il 7 novembre, per ogni spettacolo ci saranno diverse repliche. Tra gli spettacoli anche una produzione del TSA, proprio la prima con 80 voglie di 80, il musical, che sul palco vedrà Manuel Mercuri. Come ogni anno a calcare il palco del ridotto del Teatro Comunale ci saranno attori di prestigio come Chiara Francini, Alessandro Federico, Rocco Papaleo, Cristiana Capotondi e tanti altri. Con il gran finale il 3 aprile, con quel che provo dir non so, con il giovane attore Pierpaolo Spollon. Beh, direi che ormai vi abbiamo viziati e quindi continuiamo a pensare al pubblico come protagonista di tutte le nostre scelte, di tutta la nostra programmazione. Stiamo ormai da anni accogliendo, come dire, i frutti di un lunghissimo lavoro, c'è fidelizzazione, c'è passione da parte del pubblico e quindi un bellissimo riconoscimento per chi come me fa questo lavoro e lo facciamo proprio per questo. Si attende comunque la riapertura del Teatro Comunale, quello sarà un momento importante, la speranza è di farlo entro il 2006 per L'Aquila, capitale italiana della cultura. Speriamo che questo sogno finalmente insomma, venga proprio a compimento. Io mi auguro che venga a compimento tra l'altro nel 2026, anno in cui L'Aquila sarà capitale della cultura, e non vedo quale miglior come dire, tempistica potrebbe essere per la riapertura del Teatro Comunale. C'è bisogno che il teatro riapra proprio perché è il luogo preposto alla cultura e non può esserci una città senza, come dire, le cui basi non nascano proprio dalla cultura, quindi la riapertura è assolutamente urgente.